c'è la disponibilità, no? Ora io in veste di sindaco come Comune di Montevarchi, ma sono sicura di tante altre realtà territoriali, di riuscire ad essere non autosufficienti, per carità, però di dare anche noi il nostro contributo per riuscire ad avere una certezza dei controlli e dell'effettuazione dei tamponi sul territorio e non gravare su Arezzo o comunque, come mi ha detto, con accordi poi su privati. Ci dà l'autorizzazione quindi anche a pensare di poter donare questi macchinari e poter essere come pronto soccorso, diciamo, in grado sul territorio di fare, io per esempio ho chiesto l'acquisto di un macchinario di 1000 tamponi, quindi per me già come ospedale della Grucia sarebbe un bel risultato riuscire a dare una mano sul posto al nostro ospedale, mettendoci in squadra con quello che voi come ASL avete già fatto. Questo chiedeva poche ore fa Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi, al direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso. La possibilità sostanzialmente da parte dei comuni di poter implementare il sistema a tamponi con una donazione agli ospedali. Un passaggio delicato che necessitava di tutti i controlli del caso, controlli conclusi ed è arrivato l'ok da parte della ASL. A comunicarcelo è proprio Silvia Chiassai. Abbiamo acquistato 1000 tamponi, ci conferma, ed un macchinario per effettuarli in soli 20 minuti. Il nostro credo sia il primo caso dove un comune insieme alla cittadinanza fa una donazione del genere alla sanità pubblica per migliorare le prestazioni sul proprio territorio. Una donazione resa possibile grazie al fondo emergenza Covid-19 del comune di Montevarchi, insieme anche a donazioni private come quella della Curva Sud, di Avis, Memorie Rossoblù e Aquila Calcio. Un esempio credo di civiltà, conclude la Chiassai, di cui andare molto orgogliosi. Il prossimo obiettivo sarà riuscire a fare altrettanto nelle altre vallate della provincia di Arezzo.